Allora? Croquetas. Ah, bene. Buongiorno, bentornati a Sud. Buongiorno. Ecco. Eccoci qui, Kiki e Cocò, Bibi e Bibò. Ialora, come si dice? Ialor? Famos de croquetas. Bisogna preparamos las croquetas. Las croquetas. Las croquetas. Ma ante de las croquetas? Mozzarella sin carrozas. Bravos. Ialor comincia. Mi querido chef, che significa caro chef, devi cominciare. È sì, no, stavo pensando, iniziamo perché, scusa, devo iniziare con la mozzarella? Abbiamo detto, oggi abbiamo detto, spiedini di mozzarella in carrozza, i las croquetas de tonno. E quindi bisogna cominciare con les polpettines, no, com'è? Los spiedinos de mozzarella in carrozza. Mozzarella in carrozza. No. Capito cosa abbiamo fatto oggi? No. Un gran casino. E uno, e due, e tre. Ti è? Vuole? Ah, no. Io fare il tuo ventaglio brandello. Mi caballero, non si brandisce il coltello, caro. Si può brandire il ventaglio. Sì. Olè. E come stavamo dicendo, care amiche e amici, oggi vi sventagliamo una botta di Spagna. La mozzarella in carrozza è un po' un internazionale, direi. Chissà dove è nata la mozzarella in carrozza. La mozzarella è roba nostra, quindi sarà per forza italiana. La carrozza pure. La carrozza può essere... La carrozza aveva una amica che si chiamava Carrozza, di cognome però. Però non credo che sia la mozzarella dentro la mia amica. No? Vabbè, dipende. Lei come magra, come fisicamente? All'epoca eravamo alle scuole elementari, non me la ricordo più neanche com'era. Mi ricordo questa carrozza, però non mi ricordo qual era la... Boh, chi lo sa. Allora, per la preparazione della mozzarella in carrozza, chiaramente questo non va buttato, eh? No. Assolutamente. Questo è tutto pane buono per fare le polpette. Oppure, addirittura si può sbriciolare grossolanamente per fare una panatura anche per delle, come dire, cotolette un po' particolari, o allora per fare qualsiasi altra cosa. Ecco che il nostro chef sta tagliando la mozzarella. Questa sì, questa va subito. Io sono un po' timido. Questa comunque è bufala, non fior di latte. Ah, stamattina ho detto fior di latte? Sì, ma bisogna farla con il fior di latte, perché comunque toglie meno acqua. E perché la mozzarella di bufala è un po' più annacquata. Sì, però... Vero? Mi vado ad asciugare il ditino. Che fè? Oui? E sta cipolletta qui? Cipolletta, ora vedrai. Per il tonno? Bravo. Ed è qua. Allora, tagliamo... Dopo aver levato il bordo, tagliamo. Spiedinos? Los piedinos. Tieni. Tagliamo. Ah, tu le fai già direttamente. E poi le passi nell'uovo dopo? Bravo, passiamo nell'uovo, nella farina. Nell'uovo, nella farina, nella panna, nel latte. Tutto dopo. Tutto dopo. Pensa te. Ma te sei eccezionale, chef, però. E poi te li fai fritti? Sì. Così, perché deve essere fritto così, eh. Uè, quanti ne metti? Un altro, dai. Metti su ancora un po' di mozzarella? Bene. Cavolo. E beh, viene fuori un bello spiedino, eh. Ne fai due te, eh. Mi viene così, eh. Saranno poi gli occhiali da discoteche. Allora... Lo sai chi è? Non video? Lo so, in questo momento... Il comandatore, com'era, come si chiamava? Nei film... l'epoca tua. Sì, ho capito. In questo momento il chef sta mettendo... Sta preparando lo spiedino. Pane, mozzarella, pane. Tiè, così abbiamo belli che pronti. Adesso cosa fai? Batti l'uovo? O batti il 5? Il 6 battiamo. Quelli li devi lasciare per le polpette di tonno, no? No, questo, quale? Quelli non servono. No, questi no. Allora, metti qua. Bravo, al momento non serve. Così, no, aspetta, dammi quella mozzarella che la tengo qua. Ciao. Questa la metto qua. Salutiamo la mozzarella. Perché non si sa mai
Ecco, il ventaglio spagnolo serve a tante cose. Per esempio, così per quando uno è timido, no? Buona mozzarella. Ecco. Ecco fatto. Bene. Chef. Allora, dobbiamo fare latte, farina, uovo, mollica. Latte, farina, uovo, mollica. Latte, farina, uovo, mollica. Allora, latte, farina, uovo, pan grattato. Pan grattato. Io dico pan grattato, tu ogni volta dici mollica. La mollica. La mollica è qualcosa di differente, capo. Quante lingue parli oggi te? Tante lingue. Adesso parlo quella in catanzaro, per esempio. Ehi, capo mio. Te la stai facendo o l'ho battuto? E ti diverte la cosa? Abbastanza. Quanto bisogna battere l'uovo? Poco tempo. Ci hai messo sale? Non gliel'hai messo il sale? Allora, l'uovo battuto va fatto però senza mettere il sale. Gli spiedini sono già pronti. Poi c'è il latte, che bisogna mettere dove? Nella ciotola? Nella ciotola mette il latte? Dobbiamo mettere in qualcosa che comunque si può lavorare. La ciotola? La ciotola va bene. Va bene. Attenzione che le ciotole poi le leccano i cani, eh? Non ne mettere troppo. Sai di a terra poi. Quindi era latte, farina, uovo, pan grattato. Latte, farina, uovo e pan grattato. No, giusto perché... ho notato e sono molto contento di questo perché quando ci imitano siamo molto contenti. È nato in una delle televisioni, diciamo, di zona, un programma dove hanno trovato un frocio anche loro e fanno praticamente lo stesso programma che facciamo noi. Ma io dico, ma voi non vi rendete conto che questo è Doc? Dai, su, vero? Cioè, lo chef è il frocio, però non sono io, capito come? L'hanno preso malamente. Non funziona, ragazzi. Su, cambiate personaggio, chiamate un prete, che ne so. Vedete un po' voi, che poi non è che... Va bene, andiamo avanti. Io l'ho sistemato così, altrimenti me ne dimentico. Ok, hai ragione, anch'io. È vero, per la vera mozzarella in carrozza, anche quando non la facciamo a spiedino ma la facciamo normale, ricordiamoci che il passaggio, dopo aver mescolato o avvicinato il pane con la mozzarella, il passaggio è latte, poi farina, importantissimo questo, perché blocca il latte chiaramente, l'uovo, forse queste... Eccolo. Non è il massimo, sai? Sì, ma lo puoi fare. Ce la fai. Lo vuoi mettere un'altra ciotola più grande? Sì, sì. Meglio. Ecco, è il pan grattato. Io già pregusto il sapore. Dopodiché, prima di friggere... facciamo riposare un po'. Le facciamo, le dobbiamo far riposare qualche minuto. E questo me l'hai insegnato te. Bene. Bravo. Bis. Allora, adesso facciamo questa meravigliosa frittura. Io devo dire che per la mozzarella in carrozza io potrei fare qualsiasi peccato. La mia mamma, sai come me la fa anche? Assieme alla mozzarella e alle fette, molto spesso non usa neanche le fette di pan carré, il pan bollet, ma usa il pane normale. Ah. Il pane normale al quale leva semplicemente a volte, perché molto spesso glielo impedisco di levare la crosticina. Certo. A me piace molto proprio farla rustica e ti devo dire che un altro suo espediente per farmi contento, per evitare che io dica sempre oddio quanto sono ingrassato, ed è vero che sono ingrassato, me lo prepara, li fa poi al forno anziché farla fritta e viene buona comunque, perché da quando eravamo bambini, sia io che le mie sorelle,
era il premio per noi, no? Se eravamo bravi, allora poi c'era il premio ed erano... Tu eri il più bravo, giusto? No, io ero il più discolo. Veramente discolo. Però ero bravo a scuola. Li puoi mettere in frigo, per favore? Ah, vedi? Proprio in frigo li mettiamo, vero? Sì, sì. È meglio. Infatti anche lei fa così. Bene, queste adesso le sistemiamo in the frigidaire. Tiè. E mentre... Queste, allora, vediamo cosa serve. Questo serve... No, non lo usiamo. Non lo usiamo per... Crocchè senza mollica, senza pangrattato. Senza pangrattato. Ma con... La farina? Sì, la farina sì, quella di là, che ho già comunque pesato. Pesato. Quindi questa serve. Pesato, pesato. Bene. Questo via. L'uovo. Questo serve. Questo no, questa serve, a posto. Possiamo iniziare a tritare. E adesso un po' di cipolla. Espagna, las croquetas di tonno e cipolla, giusto? Bravo. Che sarebbero poi alla fine tipo delle crocchettine. Delle crocchettine di patata, noi li facciamo con il tonno. Invece di fare le crocchettine di patata facciamo le crocchettine di tonno e cipolla, giusto? Giusto. Impastandole chiaramente. Bravo. Il burro? Il burro subito non c'è. Perché questo non è burro. Eccolo qua il burro. Ah, ce l'hai te il burro. Stavo riflettendo. Ma questo è il pane che fa il tuo chef? Il tuo... No, quello è il pane. Ah, sta di là? Sì. Dai, regia. Il pane del Radichena. Panini morbidi. Vedete? Zan zan. Il panino del Radichena. Ma quante cose buone succedono da queste parti. Posto io sciolgo il burro. Nino. Lo so perché quando vengo a mangiare... E aggiungo la cipolla. Aggiungi la cipolla? Sì. È partito un ciao. E questo è... Tutti gli amici arrivano. Eccoci. Tiè. I panini del Radichena. Trovate anche il pane fatto qui, eh? Che buono. No, ma dovresti iniziare a convincere ad Aldo. Eh? Devi convincere Aldo a fare qualcosa. È vero. Ma possiamo fare qualcosa tipo insieme? Aldo non vuole, è timido. Della carne in crosta. Vuoi fare croste? Non vuole, è timido. Ma secondo me ha paura di te. Perché? Ah, boh. Allora lo mandiamo nell'altro programma. Mandiamo Aldo nel programma quello lì dei nostri concorrenti. Aggiungo la cipolla, allora, il tonno. In questo momento alla cipollina che sta soffriggendo, Salvatore ha aggiunto il tonno. Vedo che è anche un ottimo tonno, è un bel colore. E fai, la fai saltare praticamente così, sì. Giusto? Bravo. Fai saltare qualche minuto. Quanto? Due minuti? Due o tre minuti. Non di più. Che non deve cuocere tanto, vero? No, quello no. Vedi che bella che è. Mi piace sta cosa. Io l'ho fatta la prima volta, abbiamo fatto lo scorso inverno, delle serate a tema. Quindi facevamo una sera cucina messicana, una sera cucina spagnola, una sera... Il sushi, mi ricordo. Bravo. Bene, assolutamente, ma non so, sono vecchio, mica rincoglionito, eh? Scusa. Ti ricordi quando abbiamo fatto quella serata con te in cucina?
Era carina quella cosa lì, no? Con le telecamere qui dentro i fornelli. Ovviamente il CD si è perso, non è mai stato fatto. Purtroppo, dopo l'hackeraggio. Allora, noi facciamo così, diamo appuntamento anche ai nostri amici e alle nostre amiche ad una serata speciale, facciamo una cena al Radichena. Noi vi diremo più o meno il giorno, vi vogliamo qui e a cucinare saremo quella volta lo chef ed io. E faremo in diretta, che dici chef? Sì, facciamo l'abbiamo già fatto un'altra volta. Facciamo la diretta, però questa volta saremo microfonati tutti e due, faremo la diretta, proprio in TV. Così i nostri amici sapranno che in quel momento noi siamo qui. Ah, ecco, adesso hai aggiunto una parte della farina. Sì. E la stai facendo amalgamare al tonno. Bravo. È inutile che sfuggi, sai tu? Aldo? C'è Aldo, il pizzaiolo e panettiere. È lui che fa queste cose buonissime, ma mica solo queste, Prima di iniziare la puntata ho mangiato un calzone. Peraltro mi hanno spiegato che esiste un tipo di forno che si chiama forno... Com'è? Che fa la doppia cottura. Che con ma ne esistono tanti tipi di forno. Ma che si chiama? Vabbè, ma questo qua come si chiama? Questo è un forno semplice, un forno convenzione. Che fa però? Sia il misto a vapore che la cottura. Il misto a vapore. Allora, i calzoni che ha preparato Aldo, di cui io mi sono cibato prima che iniziasse la puntata, devo dire che sono irripetibili, nel senso che sono cotti al forno ma sembrano fritti. Morbidi, buonissimi, ecco che sta aggiungendo il latte, intanto il nostro chef. Per cui è vero, amiche e amici, che volete che ad una puntata delle nostre sia presente il pizzaiolo? Sì. Lui fa no perché ha paura che io gli possa allungare le mani, capito come dice? Qua siamo stretti, siamo in tre. Te l'ho detto io prima. Quella è la sua preoccupazione. Magari perché pure gli piace. È vero? Certo. Secondo me è una paura che se deve far passare. Sì. Perché prima o poi lo prendiamo per le orecchie e lo portiamo qui. Vedrai tu, caro Aldo. Fa dei gesti incredibili, non ve li posso dire, proprio delle cose ta ta ta. C'è. Niente. No. È troppo bravo per lasciarlo in pace. Quindi, allora, adesso abbiamo fatto cuocere il nostro tonno con la farina, la cipolla e la. Basta. Niente. Farina, tonno, cipolla. Farina, tonno, cipolla, burro. Un pochino di burro. Adesso ci metti l'uovo, giusto? Ancora no. Il tonno non lo mettiamo. L'uovo non lo mettiamo. Come hai detto che bisogna mettere l'uovo? Scherzavo. Scherzava. E adesso questo come lo mangio io? Aspetta, lasciamo. Dovresti assaggiarli. Cosa? L'uovo crudo? Non è consigliabile, nonostante... guarda, faccio così. No, l'uovo crudo, qua il ripieno. Che comunque qua si può aggiungere anche... No, ma è buono. Cioè, adesso voi fate quella faccia lì. Ma se io, per esempio, prendo sto panino, no? Siccome io sono sicuro di quello che faccio... Nino, puoi assaggiare qua. Arrivo subito. Le uova qua sono a chilometro zerissimo. Quindi, siccome io mi fido ciecamente, faccio proprio così. Ecco. Tiè, pane e uovo. È buono. Ok, se dobbiamo aggiungere del sale. Quando si stacca dalla pentola è buono, l'impasto. Allora, poi l'impasto... Si può aggiungere pure del brodo vegetale per insaporire di più. Si divide il latte. È già buona. Perfetto. Ed è buono anche di sale. Adesso, quello che succede? Lo togliamo da qua perché è caldo. Lo devi lavorare chiaramente, no? Sì. Iniziamo a preparare l'olio per le mozzarelle. Intanto Nino mangia cipolla. E cipolla di Tropea? Sì. Ecco. Allora, c'è cosa più buona della cipolla di Tropea? Per te no. Fresca, buona, a chilometro quasi zero pure questa, scusate, che senso ha?
Gliel'ho detto già l'altra volta, signora mia, è vero, assaggio tutte le cose, ma perché sono tranquillo e sicuro che qui, in questo ristorante, in questa cucina, tra di noi, sì, tutto è di qualità extra. Per l'alito che mi frega, va bene così. Cosa fai adesso lì? Diamo la forma alle crocchè. Ora li possiamo passare tranquillamente nella farina, solo farina, oppure nell'uovo e nel pan grattato. E tu come lo vuoi fare? Ma io lo lascerei solo nella farina. Ce l'abbiamo! Io direi, guarda... Gli diamo un po' di... Perché non si butti nulla, no? Tieni. Alcune le fai solo nella farina e altre, questo lo porto via, che può sempre servire. Alcune altre, perché quante vuoi che ne faccio? 10.000? Sì. Scusa, quanto ne vorresti fare? Una? I ragazzi, la signora, tu... Aldo, no, Aldo Giuseppe, no. Non vuole venire in trasmissione. Verrà. Deve venire. Ha paura di te. Ma figurati. Oddio, sta cipolla però è una roba. Ma voi la cipolla la mangiate cruda? Eh? Guardate che meraviglia, pane e cipolla. Mica sbagliavano. Io non la mangio. Tu non la mangi? Mi piace. Assaggiala. È anche bellissima, guardate questo colore violetto. Guarda che bello. Uno, due, tre, quattro, qua ci siamo. Frigo. Togli le mozzarelle, per favore. Pronte con le nostre mozzarelle in carrozza da friggere. Queste le tiro via, vero? Bravo. Faccio qua. Facciamo un po' di pulizia. Tutto. Vedi, ci sono delle cose che porto via e delle cose che tengo perché potrebbero sempre servire. Tipo il panino. Eh? Cos'è stato? Cos'è successo? Un cucchiaino. Ecco. Metti le mani, per esempio, va bene? Vedi tu, metti la punta del naso. Non mi arriva. Sì. Ah, tu fai l'acqua, non è buono. L'olio deve essere proprio... Eh? Cosa fai adesso? Friggi prima la scrocchetas? O prima... Oppure tutto insieme? Anche tutto insieme? Infatti, molto spesso basta mettere una S alla fine delle parole e parli spagnolo, no? Mussolini aveva fatto così. Quando ricevette l'ambasciatore di Spagna, mise la S in tutte le fine delle parole e secondo lui aveva parlato spagnolo. Aveva fatto una figuraccia? No, vabbè. Era anche un uomo di grande spirito. Oh, là. Quelle vengono a galla qualche minuto e poi sono pronte. Anche perché sono già state cucinate. Vedi? Mi piace questa frittura. Allora, mediamente io non amo le cose fritte, mi piace molto di più la cottura al forno. O anche al tegame. Le fritture, ma quando sono sfiziose... Per essere sfiziose possono solo che essere fritte, vero?
per esempio la polpettina fritta è una cosa, mamma che buona, che bontà. Proprio oggi non si vuole proprio. Come? L'olio. Sarà anche questa temperatura strana che c'è fuori. Allora, ma da voi, a casa vostra, vicino a casa vostra, nella vostra città, c'è stata l'estate? Qui c'è stato o giornate... 20 giorni all'agosto. E basta. E basta. Per tutta l'estate non abbiamo avuto estate, abbiamo visto solo tante piogge. Io non l'ho vista proprio l'estate. No. E poi tanto caldo solo per 10 giorni, 15 giorni. Sì, quello, 15-20 giorni, dai. Forse anche un po' violento quel caldo, eh? È stato. Non è stato dentro così. Sicuro. Ah, oddio, ti ricordi che giornate? Mi raccomando, fai solo cose fredde, non fai solo insalate, non accendere i fornelli, non accendere il forno. Le mie telefonate. Non friggere. A che ora? Alle 3 di mattina? Ah, non hai orari. Chef, ti prego. Domani niente fritture, niente forno, ti prego, si muore dal caldo. Beh, è vero, non si riusciva a dormire. Che ridere. Che incubi. Che incubi. Dai, che adesso, adesso arriva l'autunno, chef, e saranno delle belle, delle buone zuppe. Un po' di vellutate le dobbiamo fare. Io vorrei fare quella mia solita, che io faccio due vellutate buone, una di vellutata di patate con i funghi porcini e una che invece è la vellutata di zucca gialla. Queste due sono con la farina, con i crostini, queste con il pan grattato. Ok, adesso poi le sistemiamo bene. Speriamo che qui non si aprano. Eccolo! Vedi, non l'avrei mai... Lo spiedino. Ma l'ho visto l'altro giorno su una rivista. E poi lo hai sperimentato tu. Poi l'ho provato ed è buono. È venuto bene. Mi piace lo chef che dichiara angelicamente che non tutte le ricette sono create, no? Normale. Vedi? Guarda, abbiamo 1 minuto e 53 secondi. Ci siamo. Sì, sicuro. Anche perché noi stiamo aspettando gente a pranzo, quindi. E io corro oggi in redazione perché oggi pomeriggio per i nostri programmi in diretta abbiamo degli ospiti veramente d'eccezione. Seguiteci, mi raccomando, su Sud. Sul canale 656 del Digitale Terrestre. Vi devo dire che siete veramente in tanti, ma non perché lo dico io, proprio perché lo dicono le statistiche. Questa è una cosa che mi piace molto. Sud si sta facendo conoscere anche tanto e anche apprezzare. Questo vuol dire che ci siamo capiti. Noi nel proporvi dei programmi nuovi e anche di nuova concezione e voi nel seguirli. Pensa, l'altro giorno sono venuto a trovarmi degli amici, miei ex colleghi di Mediaset, e guardando alcune puntate dei nostri programmi mi dicevano: ma usi le luci come quelle che usavamo a Mediaset. In realtà ci sono delle belle persone che ci stanno dando una mano ad ottimizzare i nostri programmi e a renderli veramente di caratura elevata. Quindi grazie veramente a tutti i collaboratori, grazie a tutti i registi, ne abbiamo già 4, grazie agli operatori che sono 5, agli autori, ai redattori, al nuovo direttore del nostro TG, Carlo Minervini, un in bocca al lupo anche a lui. Insomma, grazie a te. E grazie al nostro meraviglioso chef che ogni giorno ci delizia. Così, pazientemente. Questo è, guarda che è comodo, lo mangi facilmente. Vero, è un po' unto secondo te, no? No. Sai cosa ci metterei io lassù? La glassa. No. E cosa? Ci metterei un po' di ketchup. Un po' di ketchup?
Per una volta tanto faccio una porcata pure io. Non so, bravo. Vedi che anche tu fai quello che io faccio io, usi le bustine monodose. Perché ritengo che le salse, quando non sono utilizzate molto, no? Normale. Ecco, vedi? Meglio che ci sia la monodose, perché così non rimane il barattolone aperto per troppo tempo in frigo che poi lo devi buttare. Eccole, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, che meraviglia. Allora, croquetas di tonno. De tonno empanada con farinas. O con mollicas. Con pan grattato. Con pan grattatos. Oppure... Vabbè, bello questo. Dai, oppure... Spiedini di mozzarella in carrozza. Senza ketchup, noi l'abbiamo messo bene perché... Perché la porcata gliel'ho chiesta io. Allora, noi ci vediamo domani con altre cose buonissime, con Che Preparo, con Salvatore e Nino Spirlì. Tante care cose, chef. Manino. A domani. Ciao. Arrivederci. E solo, per, così, saluta è solo così. Per bloccargliene una. Saluta così. Così intanto, mentre gliene tengo bloccata Nino, una io. Saluta così. Perché? È un saluto. Ah sì? Ciao. Domani.